Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Andiamo avanti in attesa ovviamente di capire cosa accadrà. Siamo alla vigilia ovviamente del verdetto del Tribunale Fallimentare di Arezzo, la speranza della città ovviamente con quanto è stato raccolto e col fatto che comunque la società è in impasse amministrativa da mesi, che si arrivi a un verdetto favorevole e soprattutto che questo verdetto arrivi nella giornata di giovedì, altrimenti insomma tutto si complicherebbe forse in modo irrimediabile. Comunque non pensiamoci, adesso andiamo a parlare dell'Arezzo Calcio Femminile e del settore giovanile dell'Arezzo. Con noi Elettra Fiorini, bentornata, con la quale commenteremo questo roboante 5-0 alla ripresa del campionato dell'Arezzo femminile. E poi ritroviamo Stefano Saviotti, bentornato, sì, con i tuoi giovanissimi B, tre altri tuoi calciatori. Buonasera, dopo veniamo a conoscervi. Siete reduci da una partita contro il Gavorrano. Allora, Elettra, intanto ti chiedo, giusto solo per fare una domanda, se diciamo, le vicende dell'Arezzo sono in parte legate anche all'Arezzo femminile oppure no, e se c'è preoccupazione per questo. No, allora, dal punto di vista, ecco, veramente legale non sono legate, al di là del fatto che comunque condividiamo la stessa struttura sportiva. Noi siamo ospiti dell'Arezzo maschile, per cui ovviamente è questo, in caso di chiusura totale dei giochi, potrebbe comportare, ecco, delle problematiche organizzative anche per noi. Certo è che comunque sia, proprio perché condividiamo questo ambiente, siamo molto vicini soprattutto al settore giovanile, e siccome un po' è anche il nostro lo spirito, no? Quello di creare una realtà calcistica che parta dal basso, che parta dai giovani, sentiamo, ecco, la preoccupazione più che altro per questi ragazzi, quello sì, tantissimo. Soprattutto Chiara, la nostra presidente, si spende sempre tantissimo in questo, perché comunque sia lei ha sempre espresso il sogno di creare un bel settore giovanile, quindi perché no, magari un domani crearlo anche con i bambini dell'Arezzo sarebbe stato bellissimo. Ovviamente questa situazione complica un po' le carte in tavola. Noi facciamo i complimenti, lo facciamo con tutti gli allenatori che sono stati qui, e anche a Stefano ovviamente, perché aver portato, anche quando diciamo magari le vicende non erano di dominio pubblico, aver portato avanti con grande impegno la vostra attività, insomma, vi fa sicuramente onore, quindi il ringraziamento è d'obbligo. Allora ripartiamo, Elettra, da questo 5-0 sul Ligorna. Vedremo un attimo le immagini. È una partita che magari quando si riprende il campionato c'è sempre qualche timore, invece noi eravamo terrorizzati, a dire il vero, a essere proprio sinceri, eravamo terrorizzati, perché comunque il Ligorna è una squadra particolarmente ostica, una squadra aggressiva, è una squadra che ci aveva dato filo da torcere fino all'ultimo nel corso del girone d'andata. Poi con queste tre settimane di stacco, che è vero c'erano servite per recuperare comunque delle infortunate importanti, però visto quando riprendi non sai mai effettivamente come possono andare le cose, quindi per noi era una partita veramente, era un grandissimo punto interrogativo. Probabilmente anche il fatto di averla sbloccata subito al terzo minuto, insomma, ha fatto sì che le ragazze prendessero comunque fiducia e esprimessero quel gioco a cui insomma ci hanno abituato nel corso di tutte le partite precedenti. È stata una grande soddisfazione, perché non ci aspettavamo un risultato di questo tipo, proprio così netto, questa bella cinquina, quindi siamo ripartiti proprio bene. Con una carta scatenata, allora vediamo il servizio. La gara casalinga del girone di ritorno. Benvenuti al Bruno Nespoli, il villaggio d'arte di Arezzo, dove tra poco la squadra di casa affronterà il Ligorna per la 23ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Arzedi, alza il campanile, la zona di Baracchi, ancora il colpo di testa, carta, vuoi andare alla conclusione, carta, ancora il tiro, carta! 1-0 per l'Arezzo! La sblocca subito l'Arezzo, con carta, una magia! Dal suo piede destro per il 13° gol stagionale di Isabella Carta. In mezzo a due, ne approfitta Carta. Carta contro Malatesta, ancora Carta, gran numero, Carta, Carta e gol! 2-0 dell'Arezzo! Un gol bellissimo, quello di Carta! Un gol bellissimo di Carta,
che da sola si è involata dalla metà campo in poi contro Malatesta, la prima saltata, e poi ha battuto per la seconda volta quest'oggi Parodi. L'appoggio indietro per Verdi. Verdi, serie di finte al limite dell'area, scarico per Di Fiore. Ancora Di Fiore in mezzo a due, non riesce a liberarsi, ma la palla rimane lì. Di Fiore! Di Fiore! 3-0 dell'Arezzo! 3-0 dell'Arezzo al trentesimo! Ci ha creduto Di Fiore fino all'ultimo, se l'ha fatta ingabbiare in mezzo a due avversari, è riuscita a crederci con la grinta, ha recuperato la sfera e poi con tutta la rabbia che aveva in corpo ha intaccato il 3-0. Nella ripresa l'Arezzo dilaga su un cross da sinistra, ancora Carta segna sotto misura con una bellissima deviazione il gol del 4-0, il gol della sua tripletta personale. Dunque grande partita per la capocannoniera dell'Arezzo calcio femminile, Carta, in questo caso bravissima a raccogliere lo spunto da sinistra e a deviare in modo impeccabile sotto porta. 4-0 per l'Arezzo, l'Arezzo che poi ha modo anche di trovare la quinta rete che arriva su calcio di rigore abbastanza netto. Dal dischetto si presenta Verdi che trova la quinta rete. 5-0 per l'Arezzo, e qui c'è anche il messaggio per Davide Astori, il ricordo di Davide Astori. Arezzo che potrebbe dilagare ancora, e Razzolini che conquista un secondo calcio di rigore, il campo è precario, secondo rigore per l'Arezzo, Moscia però si fa respingere il tiro dal dischetto, finisce 5-0 per l'Arezzo. In un campo difficile l'Arezzo ha sfoderato forse la bella prestazione della stagione. Una delle migliori, diciamo che la partita si è messa subito bene, le ragazze sono state bravissime a interpretare subito la partita nel giusto modo, in un campo pesante così non era nemmeno facilissimo giocare, poi il gol sicuramente dopo pochi minuti ha fatto sì che le ragazze riacquistassero le sicurezze che avevano precedentemente la sosta e poi tutto è filato liscio. Cioè dire che il cambio di posizione di Carta, vista l'assenza di Razzolini come centravanti, sta portando grandi risultati all'Arezzo. Beh, Isa è una grandissima giocatrice per la categoria, può essere posso farla giocare in diverse posizioni, lei è sempre molto brava a cogliere le sfumature giuste e a interpretare le partite nel modo giusto. Adesso domenica vedrà la giornata di campionato impegnati a Torino contro il Torino, che tipo di gara ti aspetti? Una gara difficile, come del resto tutte quante, certo per noi queste altre due partite che vengono prima dell'ulteriore sosta di Pasqua sono fondamentali, perché potrebbero significare mettere praticamente in tasca l'obiettivo stagionale. Comunque, nonostante le soste, abbiamo visto che Arezzo riesce a tirare meglio di sé anche magari non giocando partite consecutivamente. Sì, ci siamo allenati bene, questo è un merito delle ragazze. Poi quando si fanno certi tipi di prestazione vuol dire che alla base c'è serietà, e quindi bene, bene così, non bisogna mollare perché ancora comunque il cammino è lungo. Ah, siamo qui con Costanza Razzolini. Costanza, quest'oggi è una partita difficile, visto il meteo e anche il tiro di gioco, è però arrivata una vittoria convincente dell'Arezzo. Sì, è stata una partita difficile, soprattutto per le condizioni del campo, però diciamo che l'avevamo preparata bene, si è indirizzata subito nel verso giusto, abbiamo segnato quasi subito e poi è stato un crescere, le palle sono entrate per fortuna e abbiamo dominato assolutamente la partita, meritata vittoria ampia, sicché siamo contenti così. Ti abbiamo visto rientrare dopo l'infortunio, qual è stata la gioia di ricalcare il terreno di gioco? Beh, sicuramente è molto bello perché mi mancava il campo da quasi 2 mesi e faticoso perché era molto impegnativo, però sono molto contenta. E la prossima anche il gol? Speriamo, dai, sì, oggi sono stata generosa, la prossima volta non lo sarò. Fermiamo un attimo e poi ripartiamo per commentare insomma anche queste prodezze che abbiamo visto tra poco. Di nuovo insieme, stiamo parlando della larga vittoria dell'Arezzo calcio femminile contro il Ligorna. E, tra l'altro questa Isabella Carta continua addirittura tripletta, bellissimo il primo gol ma anche il secondo perché è partita da sola, e, insomma sta veramente stupendo questa ragazza. Carta, sì, devo dire, è stata
un grande acquisto quest'anno. Quest'anno avevamo bisogno soprattutto di attaccanti e mi sembra che insomma siano arrivati gli attaccanti. C'è da dire che nel periodo in cui Razzolini è stata infortunata, comunque Carta ha fatto un ottimo lavoro, così come lo hanno fatto anche Moscia e Verdi, sono state veramente utilissime comunque a far rotolare sempre il punteggio e a segnare. Quindi Carta io penso se lo meriti, perché è una ragazza che lavora veramente tanto, come del resto lavorano tutte, però era arrivata qua con lo spirito di voler provare una realtà differente rispetto a quella che aveva sempre avuto in Sardegna, e penso che tutti abbiano lavorato per farla sentire a proprio agio, e questo insomma lo dimostra, perché in campo sta facendo veramente bene, si vede che è lucida, tranquilla e concentrata. Ecco, in un'ottica di un futuro campionato di Serie B, lei potrebbe assolutamente starci. Sì, sì, assolutamente. Lei è una di quelle giocatrici che in una Serie B a girone unico, quindi comunque sia dove si trova il meglio forse delle squadre italiane, insomma, di livello cadetto, lei ci starebbe tutta proprio tranquillamente, ci navigherebbe proprio in maniera tranquilla. Diamo un'occhiata ai risultati di questo turno, che sono pochi perché diverse, 3 partite che sono state rinviate, quindi oltre alla 5-0 dell'Arezzo ci sono stati risultati altrettanto netti che poi aprono degli interrogativi, no, su anche il momento che stanno vivendo alcune formazioni e come anche le stanno approcciando queste partite. Oltre al 5-0 dell'Arezzo infatti troviamo addirittura il 15-0 del Florencia ai danni del Musiello Saluzzo, che è penultimo in classifica. Il Perugia fa 7 gol al Luserna, che è un'altra squadra che non ha obiettivi, e poi l'altro risultato è la vittoria esterna della femminile Juventus 2-1 in casa del Pisa. Non giocate Lavagnese Romagnano, Lucchese Novese e Molassana Torino. Quello che interessa ovviamente all'Arezzo femminile in questo caso è il risultato della Lavagnese e anche della Novese, perché tendenzialmente potrebbe rientrare. Rivediamo un attimo la classifica, con a parte il Florencia che ha 60 e quindi che ha al momento più 9, e quindi ormai il primo posto diciamo è andato. Scontato. Per quanto riguarda invece l'Arezzo 51, Lavagnese 46, Novese 43, quindi è ancora abbastanza in ballo, anche se insomma la Novese è distante 8 punti, quindi probabilmente fuori, quindi diciamo che è quasi matematica essere tra le prime 3. Sì, è quasi matematico, come diceva anche insomma Marx Lorenzini, il mister, nell'intervista post partita. Il fatto comunque di giocare bene le prossime 2 partite che abbiamo ci permetterebbe di avere quasi la certezza comunque di rientrare in questa Serie B a girone unico prima della sosta di Pasqua, quindi ci permetterebbe comunque di tirare un sospiro di sollievo e poterci giocare poi con tranquillità le partite successive, che è vero che si giocano contro diciamo le squadre della parte medio-bassa della classifica, però insomma non sono mai da sottovalutare. Ci sarà una fase finale, cioè tra le prime 3, o finisce qui? No, ci sarà le prime classificate dovranno, di 4 gironi, dovranno giocare in playoff, diciamo gli spareggi, perché soltanto 2 andranno in Serie A. Le altre invece giocheranno il posto in Serie A contro la nona e la decima della Serie A, faranno una specie di playoff playout, e vedremo quali delle 2 rientreranno nella Serie B. Tendenzialmente l'Arezzo arrivando secondo potrebbe giocare? No, quella è una cosa che riguarda soltanto le prime. Noi infatti puntiamo a questo secondo posto perché ci garantirebbe insomma l'ingresso nella Serie B, e noi saremmo felicissimi così perché era quello che volevamo. Se era un doppio salto sarebbe triplo quasi. Sì, no. Sarebbe, e comunque sì, insomma è un secondo posto, quindi tra secondo e terzo non c'è differenza sostanzialmente. Sostanzialmente no, però a Chiara piace più il secondo, puntiamo a questo secondo ormai che ci siamo. Sicuramente. Vediamo allora anche il prossimo turno con l'Arezzo in casa del Torino, eccolo qua, Torino che ha 27 punti, allora diamo un'occhiata alla Novese che riceve la Lavagnese, quindi c'è lo scontro diretto Novese-Lavagnese, quindi insomma...
Sì, sarà una giornata questa comunque abbastanza decisiva per capire un pochino. Sì, perché anche la Novese vincesse il recupero sarebbe a 46. Sì. E quindi l'Arezzo avrebbe un margine di 5 punti, certo. Comunque. Sì, infatti c'è questa partita molto interessante, così come sarà la nostra interessante con il Torino, perché insomma ricordiamoci che il Torino l'abbiamo vinto in rimonta all'andata in casa, non è stata propriamente una partita di quelle tranquille, lisce, da dire insomma ci siamo riposati, no? Quindi. Come si spiegano questi risultati? Perché non l'abbiamo mai, cioè qualcuno l'abbiamo visto anche in passato, però 15-0 no, magari. Io con questo 15-0 sono anche un pochino, insomma, non mi piace nemmeno vederlo, devo essere sincera, perché una squadra comunque come la Florenza, che non ha bisogno di dimostrare chissà che cosa, contro una squadra come il Mosiello Saluzzo, che effettivamente ha un valore tecnico forse tra i più bassi di questo campionato. Anche noi a Saluzzo abbiamo vinto 5-0. Mi sembra quasi proprio fare una cosa a spregio, è proprio, insomma, non mi piace sinceramente, devo essere sincera. Era ovvio che la forbice fra queste due squadre era un testa coda, sì, fosse altissimo, però ora andare proprio a così a dare 15 gol mi sembra un pochino esagerato, ecco. Voglio spendere due parole anche sul settore giovanile, ecco, come sta andando? Sta andando bene, hanno chiuso la primavera, ha chiuso il campionato in quarta posizione, subito dietro insomma ai grandi blasoni Empoli, Fiorentina e Perugia, quindi si è rivelata nuovamente un'ottima squadra, considerando che poi è una squadra che è stata formata a settembre, quindi di ragazze che si sono conosciute principalmente quest'anno, e ora inizieranno loro il 14 di aprile, inizieranno la Coppa Toscana. Puntano molto a questa competizione, l'anno scorso già si erano giocate la finale con la Fiorentina, quindi speriamo quest'anno di poter bissare questa bella esperienza della finale di Coppa Toscana. Le giovanissime, anche loro sono una squadra che si è amalgamata quest'anno, ha fatto il suo campionato, ora giocheranno l'ultima partita domenica in casa, e dopodiché anche loro riprenderanno subito dopo Pasqua con la fase della Coppa Toscana. Bene, quindi insomma stanno andando bene, sì. Anche loro, speriamo a Torino già che il campo sia diverso, perché speriamo, questo di noi domenica, stiamo guardando le previsioni in maniera quasi spasmodica, ecco perché. Perché poi comunque è vero che diciamo l'Arezzo ha vinto in modo largo, però poi in questi un campo pesante così, no, la squadra favorita potrebbe, no? Sì, esattamente, contro il Ligorna un po' ha giocato a nostro favore, sì. Perché quando eravamo andati a Ligorna loro giocano in un sintetico finito, molto piccolo, di dimensioni veramente ridotte, quindi il fatto comunque di giocare al Dante in un campo pesante a cui magari siamo più abituati noi ci ha fatto gioco, ecco. Vedremo ora a Torino, sarà una trasferta di due giorni, quindi vediamo anche un pochino. Bene, ci fermiamo un attimo e poi parliamo di giovanili dell'Arezzo. Eccoci tornati, ultima parte di Mondo Amaranto. Allora, insieme a Stefano Saviotti, allenatore dei giovanissimi B dell'Arezzo, che abbiamo conosciuto in altre occasioni. Allora, come sta finendo la stagione? C'è stata questa partita contro il Gavorrano. Sei soddisfatto, ecco, diciamo, a questo punto del campionato? Sì, da una parte sì, perché vedo risultati che i ragazzi si applicano sempre di più e seguono sempre di più le cose che gli vengono proposte. Sul fatto magari dei risultati un po' meno, perché varie situazioni non ci agevano di certo in questo, anche se comunque non è la cosa che prediligiamo, non è la prima cosa che guardiamo, quindi tirando la somma di tutto sono più contento e soddisfatto che no. Anche perché avete delle, comunque ci sono delle buone individualità, mi ricordo insomma le volte che abbiamo seguito le vostre partite, ecco, magari non sempre sono venute fuori, però ci sono, insomma, si vedono, insomma. Soprattutto appunto dal punto di vista tecnico siamo ben forniti sia nella mia squadra che nell'altra di Maurizio Belei, magari dal punto di vista fisico, soprattutto la mia, quello no, e ne paghiamo spesso dazio. Bisogna quindi mettere in campo altre armi. Quello sì. E senti, questo finale dopo il campionato, a prescindere ovviamente dall'incertezza che regna, ma ecco, nel caso le cose andassero bene, ci sono tornei, come poi
Sì, già adesso abbiamo un torneo a Pasqua che lo farà una squadra e dopo tra le varie festività maggio, giugno e penso anche forse 25 aprile ci saranno altri tornei con squadre appunto professionistiche in giro per la Toscana e anche il campionato comunque ancora per noi è lungo, è lungo visto perché è bella, mancano sì, una decina di partite, tante squadre, sì, 15 sì, squadre, era la quinta quindi. Tra l'altro c'è il derby di ritorno. Sarà il derby di ritorno, anche se non ci sarò io. Purtroppo dove sei? Ho altri impegni. Ah, non mi fai preoccupare. Però sì, cioè, speriamo questa volta che vinca qualcuno, se no sempre finite in pareggio. Sì, il derby in famiglia. Ecco, e di questa stagione cosa ti porterai comunque di come esperienza personale? Di certo... viste le varie difficoltà sì, che abbiamo passato, saprò già gestire eventuali problematiche, quindi anche l'organizzazione del lavoro sarà migliore e già appunto prendendo spunto da quest'anno, magari anche per gli altri che verranno, capire già gli errori fatti in passato. Perché poi cioè, vi siete trovati magari in situazioni al di là dell'allenatore, cioè fare anche... sì, tanto altro, sì, insomma, no? Per forza. Per forza. Siamo rimasti allora, pochi. Allora, andiamo a salutare, vieni pure in piedi, ti chiami? Samuele Ermini. Allora, che ci racconti di questa tua stagione? È stata, spero, un team... Sei un portiere o sbaglio? Sì, sono un portiere. Vedi che mi ricordo. Dimmi. È stata bella, si è giocato a squadre importanti e mi sono divertito. Una partita che, ecco, che ti è rimasta ben impressa? Empoli si è giocato, è stata la nostra miglior prestazione, si è vinto 3-2, poi a tempi si è pareggiato. E la mia miglior prestazione è stata a Prato. Che cosa hai pagato a Prato? Dici. Cosa hai pagato? Ho fatto un intervento, poi ho fatto un'uscita. E poi soprattutto ho parlato di più, cosa che non lo faccio spesso e... Senti, ma che tipo di portiere sei? Cioè, come doti, no? Sei più bravo nelle uscite, negli interventi tra i pali? Nelle uscite, sì. Per me nelle uscite. Cioè, piedi da migliorare... Il mister dice di sì. nelle uscite, secondo me. È più aggressivo. Sì, perché il portiere oggi che deve fare? Un portiere, cosa si insegna un portiere di questa età? Che cosa deve fare? Onestamente non so tantissimo in quanto non ho mai fatto il ruolo del portiere, però diciamo che è importante nel calcio di oggi giocare soprattutto con i piedi, aiutare quindi la squadra a giocare palla in terra, quindi giocare con i piedi, poi chiaramente uscite o la tecnica tra i pari, quella essenziale sempre. Bene, grazie. Andiamo da... ti chiami? Gioele Pagini. Allora, sentiamo un po', come è andato il tuo campionato? Ma il nostro campionato penso sia andato tutto sommato bene, all'inizio eravamo partiti molto bene, poi sul finale, insomma, in questi ultimi tempi siamo un po' calati, ma cercheremo di rialzarci. In che ruolo giochi tu? Terzino sinistro. E sei uno che sali, che spingi, che più difensivo? No, faccio un po' tutto. Salgo anche alcune volte. Ti piace più salire? Ogni tanto sì, ti piace salire. Mettere qualche bel pallone in mezzo. Anche segnare. Hai fatto gol? No, per ora no. Quindi ora bisogna... Con chi giocate la prossima partita? Prossima partita contro la Carrarese in casa. In casa, alle Caselle. Sì. Alle Caselle, giusto? E in quel sintetico come giocate voi? Vi trovate bene? Insomma, io mi trovo bene, cioè mi trovo meglio nel sintetico che nell'erba, perché non lo so, nel sintetico mi ci alleno e quindi mi abituo più al sintetico che nell'erba e ci gioco meglio. Quindi poca. Di erba ne avete vista poca, anzi. Sì. Ho capito, grazie. E infine andiamo da Gori Morga. Allora, raccontaci un po' invece di... Spero che questa stagione sia rimasta impressa a me e anche a tutta la mia squadra, anche al mister.
Il mister di sicuro. dici. Diciamo che non so se ho giocato bene. Alcune partite sì, altre no. Posso dire che la mia migliore prestazione è stata quella contro il Pisa, che sono andato più nelle uscite da difensore. Poi sono difensore, quindi sì. Ecco, diciamolo appunto. Difensore centrale. Ecco, quindi. Ho difeso bene, ho fatto dei controlli palla giusti, spero. E ho fatto spalla contro tre spalle giusti e spero di aver fatto tutto giusto. Tutto giusto. Ecco, quindi tu guidi un po' il reparto difensivo, diciamo? No, non lo guidi tu. Lo guida mio amico che si chiama Suzzi. Salutiamolo, che abbiamo già avuto, penso, Suzzi. Sì, avuto, no? Salutiamo anche Riccardino perché... Riccardino, abbiamo saluta Riccardino. Ciao Riccardino. Perché lui si offende poi se non lo salutiamo. Anzi, un po' che non lo sentiamo, siamo preoccupati. Ma quindi tu da dove vieni intanto? Dalla provincia? Dalla Terina. Dalla provincia d'Arezzo. Quindi vieni a Arezzo diverse volte? Sì. Vieni a scuola a Arezzo o vai a scuola in Valdarno? Ecco, e questa maglia dell'Arezzo come cosa rappresenta e cosa ha rappresentato per te? O preferisci quella della Terina? Okay. No, si può dire. Mi ha guidato in delle situazioni molto difficili che poi con questa maglia ho risolto. E è stato importante stare qui e spero di starci ancora, se ci sarà ancora. Tu sei fiducioso? Sì. No, nel senso che giustamente bisogna... Ma se non ci... Vabbè, noi non lo vogliamo mettere in conto, ma dove ti piacerebbe giocare? C'è un'altra squadra? La Juventus. La Juventus. Sei juventina. Voi? No. Mi piacerebbe giocare nella Fiorentina. Fiorentina. Per la Fiorentina, se no anche all'estero, tipo Bayern Monaco. Va bene tutto, ma che ce ne frega. Poi tu? Barcellona. Vedi come sono cambiati i tempi. Credo una volta, magari negli anni 80, 90, era difficile sentire magari, no? E invece oggi il calcio estero, per tanti motivi, tira più del nostro. Ma noi vi auguriamo ovviamente... Femminile di sicuro. di indossare invece il più possibile questa maglia, perché vorrà dire che ci sarà continuità. Allora, vediamo qualcosa anche velocemente degli altri campionati, della Berretti dell'Arezzo, ad esempio, sconfitta 3-2 in casa del Sant'Arcangelo, possiamo vedere la grafica, l'Arezzo che qui sta un po' scendendo nei bassi fondi, 3-2, gol dell'Arezzo di Ricci che continua a segnare tantissimo da quando è stato assente a lungo e comunque è tornato, e Gerardini che aveva avuto anche quelle apparizioni in prima squadra e che diversi mesi fa ormai, che comunque hanno segnato questi gol che non sono serviti a evitare la sconfitta. Lorenzo che era stato a lungo perché la classifica continua a essere molto corta, sono 7 punti dal quarto posto, però adesso comincia a essere veramente difficile pensare a rimonte. Andiamo a vedere invece l'Under 17 di Beppe Focasassi che avevamo avuto qui proprio la settimana scorsa. È stata una partita abbastanza incredibile perché è finita 2-2, ma è finita con 6 espulsi, 4 del Fondi e 2 dell'Arezzo. 2-2, l'Arezzo era passato con Zaccaro, poi Ressing ha segnato 2 gol, per l'Arezzo ha fatto gol Verdelli. Vediamo qui cosa è successo in classifica, perché l'Arezzo poteva e forse può ancora pensare di conquistare la quarta posizione, che allontana 4 punti, Viterbese 46, Paganese e Juve Stabia 36, Teramo 35, Fermana 34, Racing 33, Gubbio Arezzo 31. Dobbiamo però fare il grande in bocca al lupo all'Under 16 di Sciavorella, perché domenica prossima hanno il big match in casa con il Pisa, vincendolo probabilmente mettono un bel sigillo per arrivare alle fasi finali del campionato. È la squadra che è andata meglio tra le prime squadre giovanili dell'Arezzo e quindi giocherà domenica alle 3 alla Nave, Arezzo-Pisa. Grazie a Stefano Sagliotti, in bocca al lupo ovviamente per il tuo futuro, grazie a Elettra Fiorini, grazie ai ragazzi dei giovani Serie B dell'Arezzo, ci rivediamo la settimana prossima, comunque sia. Buona serata.